Francesco Monte vuole avere un ultimo chiarimento con la sua ex fidanzata. Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato a Francesco Monte. Stiamo parlando dell'ex fidanzato della showgirl argentina Cecilia Rodriguez. Come molti sapranno, il modello pugliese verso la fine del mese di ottobre è stato lasciato nel reality show Grande Fratello VIP dalla sorella di Belén. Vi anticipiamo che l'ex tronista di Uomini e Donne, in una recente intervista, ha espresso il desiderio di voler avere un ultimo chiarimento con la sua ex fidanzata. Cecilia, non devo spiegazioni a Francesco Monte oggi, sabato 25 novembre, su Canale 5, precisamente nella trasmissione Verissimo, è andata in onda l'intervista dell'ultima eliminata del GFB, cioè di Cecilia Rodriguez. Quest'ultima ha parlato di Ignazio Moser e ha spiegato i motivi che l'hanno portata a scrivere la parola fine alla sua love story con Francesco Monte. A tal proposito, vi comunichiamo che Cecilia nel salotto televisivo di Silvia Toffanina ha ammesso di aver amato molto il suo ex fidanzato, ma purtroppo tra di loro c'erano dei problemi irrisolti. Inoltre, la sorella di Belén ha rivelato che lei e Francesco non si sono visti, perché non si sente ancora pronta, e soprattutto ha detto che a lui non deve nessuna spiegazione. Successivamente, Cecilia ha parlato della sua nuova relazione sentimentale nata davanti alle telecamere del GFB con Ignazio Moser, e ha precisato che tra lei e il ciclista non c'è solo attrazione, ma anche un forte sentimento. Nella parte finale dell'intervista, la sorella di Belén ha ribadito che è sicurissima della scelta fatta, e soprattutto ha detto che non vede l'ora di riabbracciare Ignazio Moser. Francesco vuole incontrare Cecilia Rodriguez, come vi abbiamo detto nel paragrafo precedente. Cecilia Rodriguez e il suo ex fidanzato Francesco Monte non si sono ancora incontrati. A tal proposito, vi anticipiamo che l'ex tronista, in questi giorni, è tornato a parlare della ragazza argentina. In particolare, Francesco al settimanale Nuovo in Edicola questa settimana, ha raccontato che è felice, che il pubblico lo ama e lo sostiene. Ma ha precisato che anche se Cecilia l'ha fatto soffrire, è sempre la sua ex fidanzata, e soprattutto ha detto che la vuole incontrare per avere un confronto definitivo con lei dopo quanto successo nella casa del GFB. Come avrete intuito, il modello pugliese non riesce a provare odio nei confronti della sua ex fidanzata. Infatti, nel corso dell'intervista ha dichiarato che secondo lui Cecilia è stata influenzata dal meccanismo del GFB perché è una persona fragile. Per quanto riguarda il suo futuro, Francesco ha rivelato che al momento è turbato dall'idea del matrimonio, soprattutto quando vede un abito da sposa.